Ciao, oggi parliamo del blog nel processo di vendita, ovvero come utilizzare il blog e come utilizzare gli articoli per portare il potenziale cliente nel tuo processo di vendita. In più, inseriamo anche il concetto del remarketing, ovvero come inseguire in qualche modo il tuo potenziale cliente per riportarlo nuovamente sulle tue pagine e provare a vendergli il prodotto. Quello che accade molto spesso è che il blog viene utilizzato in modo intuitivo. Quando viene utilizzato? Perché nella maggior parte dei casi il blog non viene proprio utilizzato. Il mio consiglio, se vendi online sia prodotti che servizi, è quello di mettere su, quanto più veloce possibile, il tuo corporate blog, ovvero il tuo blog aziendale. Di cosa deve parlare il blog? Deve parlare dei problemi che risolvi. Ovvero devi dare soluzioni utili ai problemi che i tuoi prodotti e i tuoi servizi dovrebbero andare a risolvere. Quindi articoli utili che il potenziale cliente può leggere, risolvere un suo piccolo problema o capire in che modo farlo e piano piano fidarsi di te. Perché il problema più grande sul web è quello della fiducia. Anzi, a dire la verità, sono due i problemi importanti sul web: da una parte la fiducia e da quell'altra parte l'attenzione, ovvero cogliere e mantenere l'attenzione del potenziale cliente per quanto più tempo possibile sulle tue pagine. Ma di questo ne parleremo un'altra volta. Ora torniamo al nostro blog. Gli articoli che pubblichi sul tuo blog devono avere un filo. Non devono essere semplicemente degli articoli che ti vengono in mente in modo così casuale e ogni tanto, di giorno in giorno o di settimana in settimana, parli di qualcosa solo perché ne hai sentito parlare da qualche parte, solo perché Google Alert ti ha dato un'informazione interessante o perché ti è venuto in mente qualche cosa. Gli articoli devono essere scritti in chiave di vendita. Ma cosa vuol dire vendere? Anzi, prima di arrivare alla vendita, che cosa bisogna fare? Qual è il processo che porta alla vendita di un servizio o di un prodotto? Solitamente quello che accade, e probabilmente ti è accaduto tantissime volte, è che le persone non hanno immediatamente l'esigenza di comprare un prodotto. Ti faccio un esempio. Immaginiamo che tu voglia acquistare una macchina fotografica. Dal momento in cui ti viene in mente l'idea di acquistare una macchina fotografica, al momento preciso in cui acquisterai questa macchina fotografica, passa del tempo. Non solo del tempo, ma passano diversi livelli. Il primo livello, quello più generale, è quello in cui tu probabilmente andrai su internet a cercare un po' di informazioni. Magari non hai deciso ancora che marca acquistare o che modello comprare. Così vai a leggere un po' di dati tecnici, di suggerimenti, i feedback di qualcuno. Ti trovi in quello stato di intenzione, cioè hai intenzione di comprare una macchina fotografica, ma non hai ancora l'esigenza. Man mano che ti porti avanti in questo processo, cerchi sempre informazioni più dettagliate. Nel momento in cui hai l'esigenza di comprare una macchina fotografica, allora già comincerai a scegliere una marca o un'altra, a metterle a confronto, a mettere a confronto un modello di una marca con un modello di un'altra marca e cercare di capire quello che a te serve. Allora, come intercettare questa persona già dal livello dell'intenzione e portarlo mano a mano all'acquisto del prodotto? Vuol dire che devi creare una serie di articoli che siano pensati proprio per intercettare le diverse fasi. Andiamo nel concreto. Se stai vendendo macchine fotografiche e quindi ora ti trovi dalla parte del venditore, puoi cominciare a pensare una serie di articoli preparati per coloro che si trovano nella fase più larga dell'imbuto di vendita, il famoso funnel, l'imbuto di vendita. Nella fase più larga, immaginiamo che sia questo, in questa fase qui l'utente sta semplicemente cercando informazioni perché magari non ha neanche deciso precisamente che tipo di macchina fotografica acquistare. Ad esempio, possiamo pensare che l'utente abbia voglia di acquistare una reflex oppure una compatta. Quindi in questa fase sta cominciando a capire più o meno che tipo di macchina fotografica vuole comprare. Nel momento in cui ha deciso che tipo di macchina fotografica vuole acquistare, ad esempio decide per una compatta,
magari va a capire qual è la marca che può essergli più congeniale. Quindi, non so, vuole una Lumix, vuole una Nikon, vuole una Canon, e cerca di trovare informazioni sui modelli compatti che mette così a confronto. Dopodiché va ancora più avanti finché a un certo punto decide e cercherà dove andare a comprare il prodotto. Quindi, dalla fase di ricerca delle informazioni, ho intenzione di acquistare una macchina fotografica ma non ho precisamente in mente quale, si va in una fase di esigenza. Qui io ho l'esigenza di acquistare una macchina fotografica, per cui magari ho individuato un modello, sto scegliendo quale marca andare a comprare di quel modello. Alla fine decido di acquistare il prodotto e quindi mi troverò a comprare la mia macchina fotografica. Ora ritorniamo al blog. Ritornando al blog, noi dobbiamo pensare ad una serie di articoli che possono intercettare le persone ai diversi livelli. Quindi, ad esempio, io potrei creare un articolo che dice: indeciso tra una reflex e una compatta? Oppure, portandomi a un livello ancora più alto, ovvero qui, quello dell'intenzione di acquistare una macchina fotografica, potrei pensare di scrivere un articolo che ad esempio ha come titolo 5 cose da sapere prima di acquistare una macchina fotografica digitale. Un articolo di questo tipo, 5 cose da acquistare, 5 cose da capire e da sapere prima di acquistare una macchina fotografica, è un articolo molto generico, di interesse sicuramente però per quelle persone che si trovano nella fase di intenzione. Ho voglia di comprare una macchina fotografica, non ho ancora deciso che macchina comprare, sto indagando. In questo caso noi possiamo scrivere un articolo che si chiama 5 cose da sapere prima di comprare una macchina fotografica digitale. Che cosa succede di questo articolo? È molto importante che ogni articolo, una volta che ha dato le informazioni volute, deve concludersi sempre con una call to action, ovvero con un invito all'azione. Cosa voglio che l'utente faccia dopo che ha letto questo articolo? Voglio che mi contatti? Voglio che clicchi e vada a vedere un altro articolo? Voglio che compri un prodotto? Alla fine dell'articolo devi sempre pensare qual è la call to action, ovvero l'invito all'azione, che vuoi proporre al tuo potenziale cliente. Tutti i tuoi articoli devono terminare con una call to action. La call to action di questo articolo potrebbe essere quello che ti porta al livello successivo. Quindi ti dice 5 cose che devi sapere prima di acquistare una macchina fotografica digitale. Magari nell'articolo si è parlato di compact, di compatte, di reflex e magari anche di ibride, quindi hai creato anche un problema, hai aggiunto ancora un'altra informazione al tuo potenziale cliente. A questo punto potresti pensare di scrivere un articolo che si chiama differenze sostanziali tra una reflex e una compatta. Quindi abbiamo un altro articolo, differenze tra reflex e compatta. Questo tipo di articolo, differenze fra una reflex e una compatta, già sta risolvendo un problema un po' più nel dettaglio. Quindi da un problema generale siamo andati a uno ancora un po' più verso l'acquisto. Quale potrebbe essere la call to action dell'articolo differenze fra una reflex e una compatta? Potrebbero essere 2, ovvero invitare l'utente a visitare la pagina delle tue reflex e quello di invitare l'utente a visitare la pagina delle tue compatte. Ad esempio, potresti pensare ad altri 2 articoli che sono 3 cose da sapere prima di acquistare una reflex e 3 cose da sapere prima di acquistare una compatta. Quindi, continuando a scendere nel processo, io ho altri 2 articoli che mi dicono 3 cose da
sapere prima di acquistare una reflex oppure una compatta. Come vedi, stai portando l'utente ideale da un processo generale di informazione sempre più nell'imbuto, nel dettaglio. Quindi sei partito in generale sulle cose da sapere, in generale sulle macchine digitali, poi l'hai portato a capire la differenza tra una reflex e una compatta, dopodiché l'utente si sarà fatto un'idea, magari preferisce le reflex oppure preferisce le compatte, ma in ogni caso alla fine del tuo articolo c'è una bella call to action che invita a visitare la pagina che dice tre cose da sapere prima di comprare una compatta oppure tre cose da sapere prima di comprare una reflex. Una volta che l'utente è nell'articolo tre cose da sapere prima di comprare una reflex, è arrivato il momento di fargli passare, di proporgli a questo punto la vendita della tua reflex. Quindi tre cose da sapere prima di comprare una reflex avrà come call to action finale l'invito ad esempio a visitare la pagina con le tue reflex in offerta oppure con una reflex particolare, un modello particolare in offerta, e quindi l'hai portato sulla pagina di acquisto. Quello che bisogna sapere è che questo processo, per quanto possa essere ben organizzato, non sempre poi porta alla vendita immediata. La persona, prima di tutto, è difficile che segue tutto il processo in una sola giornata e poi alla fine va a comprare la macchina fotografica. Quello che più spesso accade invece è che la persona vede un articolo, poi magari va via, poi magari ci ritorna, poi legge un'altra cosa e così via. Un'altra cosa importante prima di andare a vedere che cosa vuol dire fare il remarketing è che tu non devi semplicemente pensare a una sola persona che si fa tutto il processo da quello più lontano fino all'acquisto. Questo è il passaggio ideale, quello che prendiamo un potenziale cliente sulla parte larga dell'imbuto e lo portiamo in una sola volta ad acquistare. Qualche volta può capitare, ma nel 97% delle volte questo non succede. Quello che devi invece considerare è anche un'altra cosa. Ci sono online tantissimi potenziali clienti, tutti si trovano a un livello diverso di questo imbuto. Quindi, preparando una serie di articoli, sia per la parte larga dell'imbuto, proprio quella dell'informazione quando ancora non ho l'esigenza, poi una serie di articoli che prendono l'esigenza e via via fino a quello dell'acquisto, tu hai la possibilità di intercettare diversi utenti nel momento emotivo preciso in cui si trovano. Per cui se io oggi mi metto davanti al mio computer e già ho un'idea più o meno delle compatte, potrei arrivare direttamente al tuo articolo, se hai fatto un buon posizionamento SEO o se stai facendo una campagna, potrei arrivare direttamente al tuo articolo che mi dice tre cose da sapere prima di acquistare una reflex oppure la compatta, se sono interessato alla compatta, e mi trovo direttamente nel tuo scalino subito prima di quello dell'acquisto. Come ho detto, il 97% delle volte gli utenti arrivano sul tuo sito, arrivano anche sulla tua pagina di vendita, ma in realtà non acquistano. Perché? Perché normalmente si cercano più informazioni, si cerca consenso sociale, si chiede agli amici, si guardano le recensioni sul web, poi magari si ritorna un'altra volta sul tuo sito. E questo è un momento cruciale. Come faccio a riportare l'utente che ha guardato la mia pagina nuovamente sulla mia pagina o su una pagina specifica? Questa operazione si fa con quello che viene chiamato remarketing, ovvero all'interno di una determinata pagina si inserisce un codice che potrebbe essere il pixel di Facebook oppure il codice di remarketing di Google, e questo codice permette, quando l'utente va via dal tuo sito e dalla tua pagina, permette in qualche modo di inseguirlo. Ovvero, quando ad esempio andrà su Facebook per vedere quello che fanno gli altri amici, troverà sulla destra oppure nella home la tua pubblicità, che ricorda ad esempio la macchina fotografica. La stessa cosa con Google. Magari navigando su diversi siti, questo utente si ritroverà nuovamente la tua pubblicità. Il remarketing è molto importante perché permette di restare nella testa dell'utente e ricordandogli la sua intenzione o la sua esigenza.
finché a un certo punto l'utente non cliccherà di nuovo su quel banner perché magari da intenzione è passata ad esigenza e tornerà nuovamente sulla sua pagina. Quindi un processo intelligente potrebbe essere, uno schema intelligente potrebbe essere questo qui. Una strategia. Potresti pensare di creare delle pagine, quindi ad esempio questi potrebbero essere gli articoli, e poi ogni volta che si sta in un determinato articolo si crea una campagna di remarketing. Quindi se io sto nell'intenzione 5 cose da sapere prima di acquistare una macchina fotografica digitale, potrei fare una campagna di remarketing che mi porta allo step successivo, ovvero quello di differenze tra reflex e compatta. Potrei fare questo tipo di remarketing molto informativo, per cui la persona che già si è informata su quelle che sono le cose da sapere per l'acquisto di una macchina digitale si trova questo articolo ogni tanto ripresentato e la persona potrebbe ricliccare e continuare il processo laddove l'aveva dimenticato, l'aveva lasciato. Se si trova invece più vicino al punto di acquisto, quindi ha manifestato l'esigenza, allora a quel punto la tua campagna di remarketing, se ad esempio eri interessato a 3 cose da sapere prima di acquistare una reflex, la tua campagna di remarketing mostrerà offerte di macchine fotografiche reflex, in modo tale che sai che quella persona, quelle persone hanno visitato quella pagina, sai che si trova in una situazione di interesse verso la reflex e quindi la tua campagna non sarà sparata nel mucchio, ma sarà una campagna mirata a quelle persone che ti hanno dimostrato l'esigenza di voler comprare una macchina fotografica reflex. Quindi ricapitolando, il blog nel tuo processo di acquisto e di vendita in questo caso è davvero molto molto importante. Perché grazie al blog, sia in organico, ovvero persone che arrivano tramite una ricerca su Google, e sia in advertising, quindi persone che cliccano su un annuncio in Google, su quelli che sono gli annunci sponsorizzati di Google, oppure i banner di Facebook, arrivano sul tuo sito, in particolare su un determinato articolo. La persona che cosa fa? Prima di tutto si forma e quindi in qualche modo ti è grato perché grazie al tuo sito ha avuto delle interessanti informazioni su quelle che sono le macchine fotografiche digitali. Non solo, ha avuto tante informazioni, ha avuto anche i dettagli tra una reflex e una compatta e così via. Questo perché? Perché hai creato una serie di articoli che intercettano le diverse fasi in cui l'utente psicologicamente si trova. Dalla ricerca generica delle informazioni a quella dell'intenzione, a quella dell'esigenza, fino a comprare, cioè ovvero voglio vedere qual è il prezzo che mi fai per la reflex che mi piace. Quindi il blog nel processo di vendita è molto importante e il blog associato a una campagna, più campagne di remarketing a secondo di dove si trova l'utente per portarlo nella fase successiva, diventa veramente veramente uno strumento formidabile. Quindi il mio consiglio, se vendi servizi o prodotti su internet, è comunque attivarti con un corporate blog, scrivere articoli quanti più possibile, ma pensati nel processo di vendita, quindi ai diversi livelli, con call to action che ti portano da un articolo all'altro e delle campagne di remarketing che ti riportano un'altra volta sul sito fino a venderti il prodotto o il servizio che tu proponi. Con questo è tutto, spero che sia stato di tuo interesse questo video e che tu possa metterlo in pratica per le tue campagne e per vendere online quanto più possibile. A questo punto ti saluto e sii felice ovunque tu sia. Ciao!